È arrivato il grande giorno, signori. Una partita rimasta e ci servono due punti. Il pareggio porta un punto, quindi siamo costretti a vincere in quest'ultima partita. La proiezione punti ci dice che arriveremo a 17, quindi non riusciremo ad arrivare in divisione 2. Come potete vedere in alto a sinistra abbiamo 34.000 crediti. Abbiamo ricevuto il premio per aver giocato più o meno una quindicina di partite nel FURT Champions e sono riuscito a ricevere dei pacchetti oro. Adesso vi faccio vedere cosa ho venduto. Oltre ai 20.000 crediti di premio per aver raggiunto il FURT Champions, per aver partecipato al FURT Champions, nei pacchetti oro non sono usciti chissà che giocatori, ma sono riuscito a raccimolare 14.000 crediti perché ho venduto tutti questi giocatori inutili che ovviamente sono usciti in quei pacchetti. L'unico giocatore decente più o meno è Nguyet. Vabbè, vado fiero del mio storico partite con 43 vittorie, 17 pareggi e 5 sconfitte. Non ho chissà che squadra, signori. Con 5 sconfitte rischiamo, con 5 sconfitte totali, rischiamo di non arrivare in divisione 2. Ma mi sono fatto furbo, perché? Perché come già detto abbiamo una squadra abbastanza lenta pure in attacco e quindi ho deciso di mettere parecchi consumabili, parecchi allenamenti. Esempio, un miglioramento degli attributi, non di quelli, degli attributi, caratteristiche del nostro portiere a più 6, a Chiellini ho aggiunto un po' di velocità, a Manolas un po' di difesa, così come a Lukaku e a Cancelo. Mentre ho addrizzato i piedi a Pinocchio, ho migliorato la velocità di Khedira. Stessa cosa per Mandzukic, sperando adesso di non trovare un avversario con tantissime icone. Non possiamo sbagliare, dobbiamo per forza vincere. Andiamo a trovare l'avversario, mi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su. Ah, e ci troviamo su FURT 18, me ne sono dimenticato. L'accesso alle partite è stato temporaneamente disabilitato, ci scusiamo per l'inconveniente e ci aspettiamo che sia ripristinato entro breve, riprova più tardi. Bene, bene, sono molto contento, sono molto felice di questo, mamma mia i server. E adesso devo pure aspettare. Mi fate giocare, mi fate giocare, mamma mia, cioè io oggi avevo programmato FUT 18, non lo posso programmare, cioè non posso giocarci. Che cosa faccio, non registro più? Ma io davvero, ci sono più le volte che provo a giocare e non funziona nei server, mamma mia che schifezza. Vediamo, server eSpork, vediamo se è sporco e pulito, mamma mia, eSpork. eSpork, server FIFA 18. Dai, mi fate giocare, dai, è mezz'ora. Raga, è mezz'ora che aspetto, non fanno giocare. Ma che cosa? Devo perdere l'intera mattinata quando potevo portare altri giochi. Visto che oggi i server non vogliono far nulla, vediamo di fare una squadra così nel draft. Perdiamo 15.000 crediti, va bene? Perdiamo sti 15.000 crediti e vediamo cosa ci esce, vediamo quali giocatori ci escono. Ovviamente se non faccio bene la formazione perché non faccio mai il draft, non scrivere non fare il draft perché non ne sei capace. Se tu lo fai per la prima volta, seconda, terza, quarta, quinta volta, sei bravo a fare un draft? Io penso di no. Comunque proviamoci a fare sto draft, proviamoci a fare sta formazione. Se esce una formazione decente, poi nelle prossime puntate ci faremo altre partite. Se non mi piace, vaffanculo. Accedi con 15.000 crediti, regaliamo i crediti, sì, dai, regalo i crediti, dai. Oh, scegliamo la formazione, signori. Allora, 4-1-4-1, non mi piace. 3-4-1-2, no. 3-5-5-8-5-5-96. Così e così, 4-4-2 oppure 3-5-2. Cosa mettiamo? Mettiamo, mamma mia che schifo. Cosa metto? Esterno destro. Qui ci dà 3 attacca. 4-3-2-1. 0 auguri, vai. Vediamo il capitano. Il capitano sarà o Ronaldo o Lacazette o Müller o Di Maria o Hazard. Allora, Cristiano Ronaldo non lo so utilizzare, non mi interessa. Quindi
andrei su, che ne so, quell'attaccante, alla destra. Questo qui è Premier League, la Gazette, e poi abbiamo pure la Capenne e la Gazette. Vabbè, attaccante sinistro, vediamo un po', Sané, Deulofeu, io direi Sané, eh sì, oppure, no, gli Aic non fa intesa, non ci sono francesi, andiamo di Sané, quindi Sané, la Gazette, attaccante destro, Moïse Mané, eccolo qui Mané, oppure Salah o Mané, oppure Mbappé, allora, questo su volo scartato tutta da fe, prendo Mané, vai, e l'attacco l'abbiamo fatto, Sané, la Gazette, Mané e Sané, olè, vai, centrocampista centrale, dai con Pogba, Pastore, quello è francese, questo è Ligan, Emre Can, vai. Poi, centrocampista centrale, un'icona proprio, mamma mia, Nainggolan, vorrei, ma non posso, e ancora un'altra volta arriverà. Ok, Gundogan o Yaya Traoré, uno dei due, vado a mettere... Gundogan, centrocampista centrale. Allora, o qui non c'è Premier League, c'è Santi Cazorla, che è lentissimo e fa gaghere. Però, secondo me la miglior cosa è mettere Santi Cazorla. Vediamo se spostando così facciamo più intesa. Quindi adesso il difensore centrale, i difensori non escono mai decenti. Company, Premier League, assolutamente, 90 di overall, benissimo. Vediamo l'altro l'altro difensore, Danilo, Premier League, sacco di cacca, e l'unico è questo, mamma mia che velocità inguardabile. Ok, sei esposto? No. Ok, terzino destro, dai, uno veloce. Bellissimi, signori. Allora, vediamo un attimo. Tedesco non lo abbiamo. Non fa intesa nessuno. Molto bene. D'Ambrosio, niente. Allora, vabbè, non può fare intesa. Prendiamo uno veloce, giusto così. Veloce, mo, non esageriamo. Isla, cileno. Vai così. Poi... è bella la squadra, è bella, fa proprio cacchiere. Allora, vediamo qui, abbiamo uno spagnolo lì, quindi possiamo mettere, questo non fa intesa, la Premier, l'unico è Milner, vai con Milner, ok, facciamo intesa, 90 di intesa, 82 di overall, il portiere, Sirigu, non male, Fedez, signori, eccolo qui Fedez, ha pure il tatuaggio sul collo, ok, vai, abbiamo messo Fedez, dai, 100% di intesa, valutazione 84, ma non mi esce mai uno potentissimo, comunque Sterling, Mario Götze, Premier League, Lanzini, 81, oppure Sterling, ci serve un'altra alla destra, secondo me prendiamo Sterling, andiamo avanti, un Pogba, niente, neanche a pagarlo, proprio non esiste, Premier League, Ezzi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 zz
Ma non mi serve. Ma non mi serve. Prendiamolo. Vabbè. Prendiamolo giusto per fare la... Pogba. Pogba, signori. C'è uscito Pogba. Perché 88 di overall? Vabbè. Prendiamo Pogba. Facciamo così. Lo so. Perché meno uno? Allora. Possiamo togliere Emre Can. 71 di velocità. Vai. Mettiamo Pogba. E lo mettiamo qua. Sì, vabbè, ma quello è CDC. Vabbè. Non fa niente, non fa niente, ragazzi. Ci aiuterà in difesa, vediamo. Saúl, La Liga. È spagnolo, centrocampista centrale. Attaccanti non ne abbiamo. Possiamo
affiancarlo a Santi Cazorla, però secondo me non è un'ottima alternativa. Quindi francese, prendiamo questo. Sì, prendiamo questo perché se nel caso possiamo fare intesa con sacco di merda, sacco di... Ok. Poi, Aguero, signori, Premier League, oppure Valencia, terzino destro, 87 di velocità. E noi non lo abbiamo il terzino destro, giusto? No. E Premier League, sì. E quindi vado a prendere Valencia. Lo so che c'era Aguero, però così mi fa una super intesa, eh? Ragazzi, sono migliorato leggermente sulla draft Vatupesk. 85 di overall, non male. Andiamo poi a prendere Neymar, Premier League Barkley, Tolisso, Premier League Krikoviak. Non è veloce, Barkley COC non mi interessa, Tolisso è francese, potrebbe fare intesa con Pogba e Lacazette. Neymar non mi interessa sinceramente, anche se è brasiliano e non abbiamo brasiliani, quindi evitiamo di prendere Neymar, chissà ci dà qualcos'altro di Premier League. Abbiamo fatto una Premier League, prendiamo questo perché potrebbe fare intesa con Pogba e Lacazette e Sakho, quindi potrebbe fare intesa. Se nel caso... Oh, Gabriel Jesus, signori, Premier League. Ma non mi ha dato il Gabriel Jesus if in forma, niente, proprio non esiste. Prendiamo Gabriel Jesus, può essere molto utile nel secondo tempo per la sua velocità. Poi, andiamo avanti. Oh, ma un'icona, niente, ma proprio niente, proprio neanche a pagarlo, Allora, possiamo prendere Bakayoko francese per continuare a fare intesa. 73 di velocità. Secondo me la miglior cosa è affiancarlo a Santi Cazorla. A Pogba, perché potrebbe fare molta più intesa, infatti. Ma è un CDC, aspettiamo. Andiamo avanti, vediamo un po'. Bellissimi, grazie, potevi evitare proprio di darmeli. Allora, spagnolo, abbiamo qualche spagnolo? Sì. Santi Cazorla, un portoghese, un francese. Prendiamo questo, va. Non mi interessa più di tanto. Difensori, Hummels, tedesco. Prendiamo Hummels. Vediamo cosa possiamo fare qui. C'è solo il meno 2. Però se io metto lui qui e poi vado a mettere Bakayoko qui, no, non va bene. Non va bene. Non lo so, aspettiamo. Rimettiamo questo. Ma così aumenta. No, così cala pure. Vabbè. Un altro difensore, su. Dammi un difensore decente. Niente. Premier League, Rose. Prendiamo Rose. 81 di velocità. Milner era 67. Molto, molto bene. E l'ultimo portiere, signori. Vediamo un po' cosa ci esce. Lloris, Premier League. Oppure De Gea, Premier League. Ok, signori, abbiamo lo squadrone. Signori, abbiamo lo squadrone. Dai, Pogba, Lacazette, Sané, Mané, Cazorla, Pogba, Gundogan. E poi abbiamo Company, poi abbiamo Rose, la Rose. Poi abbiamo sacco di fango. Poi abbiamo Valencia e De Gea 87. Signori, preparatevi al grande botto. Preparatevi al grande botto. Non potremo giocare questo draft? Non lo potremo giocare, ovviamente, perché siamo molto fortunati. Ogni volta che registro a me non funziona nulla. Comunque, adesso meno 8, peccato qui. Potevo mettere questo Hummer 67 di velocità, mamma mia. L'unico problema è il difensore centrale. Però, aspettiamo. Vediamo qui, se lo metto a fianco non succede nulla. Potevo aumentare un po' l'intesa. Comunque, è una squadra ben fatta. Adesso spero non ci siano i sapientini che mi dicono non l'hai fatta bene, perché vai, 85 di valutazione, 100% di intesa. Non mi è uscito chissà che cosa, solo De Gea. Secondo me è Pogba. Poteva darmi un Pogba leggermente più forte, almeno spero ci sia. Secondo me sì. Comunque, l'allenatore, secondo me è questo. L'allenatore nel pallone, secondo me... fa intesa con tutto. Quindi o questo. Prendo questo. Vai. Vediamo un po'.
riepilogo draft foot 100% intesa, 85 di valutazione. Niente ragazzi, ho riprovato a ricercare la partita, il gioco è proprio rotto, è proprio una cosa assurda, eh. È una cosa assurda. Va bene ragazzi, oggi abbiamo un po' fatto il riepilogo dei miei crediti. Avevo 37.000 crediti, adesso non ne ho più per fare i draft. Poi ragazzi, ho messo tanti allenamenti ai miei giocatori. Abbiamo fatto la rosa per i draft. Vedrò un po' se giocare il draft da solo e poi vi dirò cosa è successo o lo giocheremo insieme. Vediamo un po'. Secondo me è meglio se gioco da solo perché lì serve tantissima concentrazione. Comunque ci penserò su. Questo video finisce qui. Non ci posso fare nulla. Io ricerco, signor. Io ricerco, ma i server sono rotti. Sono sempre rotti. Sempre rotti. Non ci posso fare nulla. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Condividete, commentate. Volevo anche giocare una partita del draft, ma non posso farla perché non funzionano i server. E quindi, comunque, fatemi sapere questa volta se la formazione del draft l'ho fatta bene. Non fate sempre i sapientini, perché le persone non è che cacciano i soldi per fare i draft. Se ho 15.000 crediti e voglio spenderli, mi faccio il draft. Quindi, io vi do un bacione e un abbraccione. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Vi chiedo scusa, ma è il massimo che fare. Bacione a tutti. Riprovo. Niente. Bacione a tutti.